Buongiorno, siamo qua con un nuovo video e siamo qua col KTM 890 Adventure. Ho già la spia della riserva accesa, andiamo a fare benzina e vi spiego un po' cosa ci sarà in questo video. Intanto andremo a fare benzina, poi sono vestito, vabbè, ho il giubbotto da moto, però non ho il paraschiena, ho le scarpe da ginnastica, ho i pantaloni della tuta normali. Vado a pranzare e poi mi cambierò da moto. Ho il telefono che userò da navigatore, quindi vuol dire si farà un viaggetto. Ho apportato un po' di modifica alla moto, come vedete ho messo i fianchetti della Rebel X, che rendono la moto un po' più da rally, secondo me coprono quel buco che la 890 fino all'anno 2022 ha, ma soprattutto diminuiscono tanto le turbulenze che questa moto ha sopra i 120 all'ora, e siccome soprattutto oggi farò molta autostrada non guasta. Il tutto abbinato al cupolino della Red Garage, stupendo, che mi protegge abbastanza bene. Poi a queste feritoie che servono appunto per flettere meglio l'aria, e praticamente adesso ho una moto da viaggio pazzesca, ma soprattutto ancora più bella di prima. Adesso ve la mostrerò di lato. Queste due cose abbinate la abbelliscono molto la moto, secondo me. Peccato per gli adesivi che me li hanno spediti oggi, proprio oggi che parto, e quindi non sono riuscito a piazzare gli adesivi sui fianchetti nuovi e correrò con i fianchetti neri. Però intanto faccio benzina. Aspettate che ve la mostro bene. Eccola qua, guardate, borse. Manca, vabbè, andrò via anche con lo zainetto. E questi sono i fianchetti. I fianchetti della Rebel, che vanno a coprire quel buco che ha, e soprattutto vanno a flettere, a deviare l'aria ai lati e non verso di me. E il cupolino della Red Garage, molto molto bello. Poi ho messo un coprifaro, un coprifanale. Se hai qualcuno davanti che è sullo sterrato sgomma, è bene avercelo, perché costa un occhio della testa il faro KTM. Guardate anche da davanti che è molto molto più bello. Questa è la moto. Come vi dicevo, scarico SC Project Rally. Andiamo a fare benzina. Bene, pieno fatto. Adesso, come vi dicevo, andiamo su. Vado su dai suoceri a mangiare, così li saluto. Sta moto va, ve l'avevo detto che va. Andiamo sui suoceri, mangiamo e poi arriverà il mio amico Matteo, il ragazzo col KTM 950. Però questa volta sarà col Desert X nuovo, una moto veramente veramente bella, mi piace tanto. Direzione Livorno, dormiamo là questa sera a Livorno. Domani mattina abbiamo il traghetto direzione Bastia e ci giriamo tutta la Corsica. Domenica sera si torna, abbiamo il traghetto domenica alle 14.30 mi sembra. Arriviamo in Toscana verso sera, perché è 4 ore e mezzo di traghetto, e dopo da là andremo a Firenze, ci fermeremo a dormire là, una bella fiorentina, e dopo lunedì mattina con calma verremo a casa. Devo ricordarmi che ho le borse dietro e quindi il peso della moto è un po' cambiato. Bene, siamo arrivati dai suoceri, adesso vado a pranzare, ci rivestiamo, cioè ci vestiamo da moto, da viaggio. Aspettiamo il mio amico Matteo e da qua partiremo. Eccoci qua, navigatore impostato, direzione Livorno. Mi sono vestito, jeans da moto, stivali che non ho lavato, ma vabbè. Allora, il telefono l'ho qua, il portafoglio l'ho qua, a posto. Ci siamo dimenticati l'interfono, ma attacchiamo dopo, Stavo dicendo che una volta entrato in autostrada spengo la GoPro, perché tanto la strada è noiosa, non c'è niente da vedere. E ci vediamo direttamente a Livorno. Anzi, posso spegnerla anche già adesso. Ah, 12 km. Cerchiamo un benzinaio adesso qua. 385 km. Comunque 25 è consumo medio. Zio Billy, lo scooter super lape. Ma se io vado via così in piedi e mi passa la polizia, mi rompo i coglioni. Sì, lo scooter ha passato a destra i carabinieri comunque.
Ora qua, parco del mulino. Beh, andiamo alla ola intanto, dopo vediamo. Arrivati 6:15, si va verso il traghetto. Allora, trip dati, trip 1 è il totale e trip 2 faccio le tappe, quindi questa è la 0, questa è la tappa di oggi. Borsa e zaino, posto. Bene, via. Si va a prendere, come ho detto, il traghetto. Sveglia alle 5:45, è abbastanza importante. Cioè, veramente c'è gente che che va a correre alle 6:30 di mattina. Buongiorno, documenti? Ok, grazie. Biglietto? Non ho capito. Ah, grazie mille. Via, arrivati a Bastia, un'ora di ritardo. Ah, finalmente non si arrivava più. Questa è Bastia, bella bella. Adesso abbiamo una traccia, facciamo tutta la punta nord della Corsica. Bello qua, c'è gente che fa ancora il bagno. 12 ottobre, in effetti ci sono 24 gradi, spettacolo. Bellissimo sto, guardate che mare. Le strade sono perfette. Bellissimo. Guardate che mare, porca vacca, spettacolo.
ma di solito qua le 2-3 chiudono tutti e riaprono verso le 6:30-7. Niente, qua praticamente alle 3 chiudono, 2:30-3 chiudono tutti e riaprono alle 6:30-7. Francese. Dai, una fottina anche qua. Una fottina anche qua. Siccome è tutto chiuso, ci siamo fermati a un alimentari, ci facciamo il pranzetto in strada con vista. Non va neanche male così, onestamente. O no? Sì o no? Mm-hmm. Bene, sostina fatta. Bello, bello.
cestino. È tutto pulito? Perché... ah no, ecco. Spettacolare. A parte che la strada non ha un buco, non ha sporco, non trovi mai briciolino a metà curva. Spettacolare. Un'altra cosa che ho notato è pulita, nel senso a bordo strada non trovi immondizia, carte, cartine, è tutto bello pulito. Questa qua comunque non è una strada, ma è un parco giochi. RX8, bella. Questo cos'è? Un antico faro. Nel 1926 ho letto, e non ho letto quando è stato chiuso. Guarda che roba! No.
cimitero? Madonna, un cimitero. Qua così, lungo la strada. Bellissimo, che posti. San Florian, qua finisce la nostra prima tappa, sono le 17:11, perfetto. Adesso cerchiamo un posto per andare a dormire e poi vediamo un posto per fare un aperitivo e cenetta. E domani ci cazziamo 200 km invece, mi sembra. C'è gente in spiaggia con la bici da grave. Bene, prenotato l'hotel. In teoria mi sembra di aver capito costava 140 euro due posti letto, quindi 70 euro a testa con colazione. Uno. Ah, bello. Non vedo niente, non vedo niente col sole. Piscina. Oro Benon.